C'è stato un brutto qui pro quo tra noi tre. Dai. Causa Miley Cyrus. Dai. Facciamo che d'ora in poi non ne parliamo? Ah, dipende. Io non me la sento di garantirvelo. Vediamo se hai dei gemelli. Lo sarà. Voi controlla. Miley Cyrus. Ma questo non vuol dire che è come me. Io non farei mai quello che fa lei. Ma certo. Mai. Non c'è dubbio. No, è Sagittario. Quindi nata quando? In novembre, dicembre. Come Gina? Novembre come Gina. Gina è come Miley Cyrus. Niente, questa è la chiusa di un cerchio che voglio chiudere perché ci siamo già azzuffati. Ci siamo già azzuffati. Andiamo avanti. Lo conoscete Gary Gianetti? No. Mai sentito nominare? No, scusami, però per tornare, no, ma non su Miley Cyrus che è una scostumata. Il fidanzato di Kim Kardashian si chiama, non si chiama Pete Doherty perché quello era il fidanzato di Kate Moss. No. Pete. Sono aspetta, Pete, fidanzato. Pete, mia cara Pete, ma Pete. Guarda, un attimo, prendiamo tempo un attimo, sì, eh. Siamo qui tra noi, Pete Davidson, ecco. Pete Davidson. Il comico. Che bella roba. Ah, non vi ho detto l'altro giorno perché vabbè, non eravamo in onda. La festa del papà nei paesi anglosassoni si festeggia. Si festeggiava un paio di settimane fa o la settimana scorsa. Ce n'è parlato perché Prince William aveva fatto la foto. Kim Kardashian sul suo profilo ha postato tutta una serie di scatti di Kanye West con i figli dicendo tanti auguri al miglior papà del mondo. Questi sono un po' riconciliati. Sono contenta. Ma non è che non ti viene mai il dubbio che vada tutto sempre molto bene, che ci sia solo cioè del materiale per noi. Ah, dici che invece loro sono sempre stati super tranquilli. Beh, quello lì ha dato di matto sui social. Contro quel Pete, che poi la Vale ci ha sempre presentato come un brutto nerd. Ma è un bel ragazzo. No, è un bel ragazzo. Ma no, a me figurati. Mi piace, però... Cioè, è molto... Secondo me è molto un tipo. Sicuramente. Beh, sì, però molta personalità. Io la roba che dicevo... Ma no, io ben venga proprio Pete Davidson nella vita di Kim Kardashian. Addirittura. Sì, sì, sì. Rispetto ai suoi precedenti compagni si discosta molto per canoni estetici. Ma perché poi alla fine le donne vogliono ridere, no? La donna la conquisti facendola ridere. Madonna, che orrore. Che è proprio, infatti lei ha annunciato Orcomi dicendo mi fa tanto ridere. Non l'ho visto poi. Di solito lo dicono le vecchie superate quando non si mettono quei miliardi. Te lo volevo chiedere, non vi siete incrociati? No. No. Lui si fa fare i complimenti e non dice grazie. No. Che roba. Però ha detto Sabrina Perego che me lo porta. Dove? Qua in radio. Con un fiocco in testa. Andiamo avanti. Allora, Gary Gianetti è stato produttore esecutivo di Will & Grace. Ok. Per tutta la durata di Will & Grace. E è stato intervistato l'altro giorno in un programma del quale non ricordo il nome. Aspetta, Vale. Cioè, non mi vuoi dire delle cose brutte su Will & Grace? No, su Madonna. Su Madonna. Okay. No, perché non, su Will & Grace ve lo dico adesso, Mary, segnalo. Non parlatemi mai male di Will & Grace. No, per nessun motivo. Ma non si può. Qualunque roba venga fuori. No. Soprattutto se sono cose che riguardano Jack e Karen. Ve lo chiedo per cortesia. Va bene. Io sono d'accordo con te, sono della tua perché scuola. Potrei avere proprio un breakdown importante, No, vai tranquilla. Okay. No, assolutamente. È stato intervistato per ripercorrere un po' i momenti più importanti di questa serie così longeva e sono arrivati a parlare di quando Madonna ha interpretato un ruolo per un episodio soltanto. Sì. Lei faceva la coinquilina di Karen ed era una segretaria di quelle che nei film vengono raccontate, cioè di quelle che esistono a New York, che si mettono le scarpe da tennis per percorrere tutto il percorso che le porta in ufficio e poi si cambiano. Anche lo stereotipo di una donna in carriera, una donna in carriera con Meg Ryan, con Melanie Griffith. Avevano scelto per lei tutta una serie di abiti, tra l'altro un'altra a cui sei identico, Melanie Griffith. Sì. Questo me lo dicono in tanti. Ma l'importante è che te lo dica io. Se posso dire, se potete smettere di chiamarmi con numeri anonimi solo per dirmi sei uguale a Melanie Griffith e mettere giù. Ok, giuro, non hai la stessa
La soluzione recitativa. Grazie, scusa, non mi viene, non la imparo. Questa va tanto difficile. No, io, poi non mi serve. Perché non io impararla. Ho studiato il teatro classico. Certo. Andiamo avanti. E no, lui le avevano trovato tutta una serie di abiti che erano abiti a basso costo, un po' spenti, poco glamour. Per interpretare. Per interpretare quel ruolo. Lei ha detto: Nein. Si è portata tutte delle robe fighissime, super costosissime, che hanno un po' ridotto la soluzione recitativa comica del suo personaggio, perché avrebbe fatto molto più ridere se fosse stata vestita come doveva essere vestita da copione. Certo, perché e il quindi, personaggio l'ha costruito su un contrasto rispetto alla percezione che hai di lei. E hanno dovuto cambiare tutta una serie di scambi di battute che facevano lei e Karen. L'intervistatore ha chiesto poi a Gary Gianetti: ma alla fin fine è stata simpatica? No. E chiamava tutti i personaggi fuori dal set, chiamava tutti i personaggi con il nome che dei personaggi che non sapeva neanche il nome degli attori. Però era all'apice della sua carriera, probabilmente era. Ma giustifichi? No. Bravo. No, neanche io. Neanch'io. Ciocca sì, ciocca un po' sì. Mary Jane? Mary? Se ne fotte. Se ne fotte, va bene. E Madonna che si è esibita l'altro giorno. Vabbè. No, al Terminal 5, al locale di Manhattan, per durante un concerto organizzato per celebrare il mese del Pride, è con Tokisha, la rapper Tokisha. È limonato di brutto. Tu sta lì qua, a me non me l'hai mai data no. Fila, No, non così, non così. Mi hai presa con l'azzardo, mi hai presa con l'inganno, mi hai avuta in tutti i modi. È vero, vergogna.